ringraziare Enzo, ringraziare Luca, ringraziare Paolo, perché tutto nasce da lui. All'indomani delle elezioni io giù al bar, che è il mio, non ho Facebook, io ho il bar, a un certo punto uno ha detto: ma sai che c'è, mi scrivo al PD. Ma dov'è la sezione, pensa, io ho detto, la sezione del PD qui? E non lo sapevano. Hanno chiesto: Roberto, quello, il meccanico che sta davanti, dove sta il PD? Verrebbe da dire compagno Virzì a questo punto dopo oggi, com'è andata, come le sembra? Ma sono venuto qui per interesse culturale, storico, studio quasi. Di studio, di esplorazione antropologica e umana. È interessante, credevo peggio, ecco. Sì, ho votato a delle primarie, non sempre, al Gazebo, ho perso sempre. e quindi tendenzialmente ho simpatia per chi perde, eccomi perché sono qua, peraltro. Sicuramente le elezioni le hanno vinte delle promesse delle quali si sono dimenticati gli stessi promettitori pochi giorni dopo le elezioni, e quindi sono in una situazione di impasse. E d'altro canto non è certo qui stasera che si possa stabilire cosa fare domani mattina. L'unica raccomandazione che mi preme, semmai così en passant, di dire: evitiamo l'immobilismo, magari, ecco, non... Se fare opposizione è una cosa seria, però non vuol dire stare zitti e fermi dentro un bunker. Dico anche che chiarire quali sono 3, 4, 5 punti che potrebbero essere una possibile intesa. Hai detto: andiamo a vedere il bluff. Andiamo che è una maniera, se uno ritiene che sia un bluff, è una maniera per scoprirlo, insomma. Così mi dicono i miei amici che giocano a poker, che se uno bluffa devi andare a vedere, insomma. Se uno solleva lo sguardo dal chiacchiericcio dei talk show televisivi e guarda il pianeta Terra, vede cose, le risorse che diminuiscono, i cambiamenti climatici, i dissesti idrogeologici, per pezzi di pianeta che si stanno desertificando, che mettono in campo temi che sono quelli tipici del mondo progressista. Ma sta a cuore la sinistra, perché sento che non è una questione passata, cioè non è vero, non ci credo a quelli che dicono non esiste più la destra e la sinistra. Credo che su ogni tema ci sia un approccio di destra e un approccio di sinistra, e l'approccio di sinistra è quello che tiene conto dei più deboli. Cioè quale sarà il lavoro del futuro, come lavoreremo, come consumeremo, come produrremo, e la sostenibilità. Ora, questi temi qui non possono essere lasciati solo ai convegni chic, devono essere patrimonio di un partito popolare. Credo che la sinistra deve scrivere la propria agenda per il futuro, che l'abbia smarrita. Allora uno appunto osserva cosa è l'agenda da costruire. È il riformismo del XXI secolo, insomma. Deve avere per forza dentro una quota di radicalità, deve essere anche un pochino rivoluzionario, di come si potrà cercare di coniugare la modernità con i diritti, con le tutele, con le fragilità, come si farà a far stare insieme pezzi di società che sembrano altrimenti camminare uno contro l'altro in un mondo dove le disuguaglianze sono sempre più smisurate. Ecco, quindi questo io credo che, per l'appunto, da un'apocalisse che vediamo dietro l'angolo possa invece nascere un modo nuovo di vivere il pianeta e di godere delle sue ricchezze e delle sue risorse tutti insieme.